Sandro Ciccali, Sandro Ciccali. Ormai abbiamo lo studio in esterna, quindi dobbiamo fare per forza così. Bentornati cari amici, bentornati nel canale Sandro Ciccali Free Energy. Oggi affrontiamo un altro argomento, ma approfondiamo anche l'argomento che abbiamo affrontato lunedì scorso. Ma nel frattempo like e condividi, iscrivetevi al canale, chi vuol fare una donazione è attiva la PayPal, il mio piccolo spot, ed iniziamo. La colonna sonora del tuo matrimonio, la colonna sonora del tuo compleanno, la colonna sonora del tuo locale. Ci faremo in tre per te. Sandro Ciccali, il tuo live, la tua discoteca, il tuo evento personalizzato. Contattami cmc.sandro.ciccali@hotmail.it. Grazie. Quindi come sempre la mail è quella lì, cmc.sandro.ciccali@hotmail.it, e ci mettiamo d'accordo. Allora, in questa nuova veste estiva che affrontiamo, diciamo, da questo mese in poi, vediamo se riusciamo a fare lo studio esterno. Ormai lavoriamo in esterna, facciamo queste esterne invece che all'interno dello studio classico dove facciamo sempre i nostri video, i nostri appuntamenti. In questa sessione ritorniamo indietro di due giorni e andiamo a vedere il video pubblicato lunedì scorso, che riguardava appunto questo kit completo della EcoVorti con pannelli fotovoltaici, inverter, combiner box e tutti i vari attrezzi che servono per realizzare questo impianto fotovoltaico. Alcuni di voi mi hanno fatto delle domande ben precise e ovviamente rispondo a tutti. Allora, il prezzo che era stato appunto calcolato di questo impianto qui era di $2,700, ma che ovviamente non comprendeva le batterie a litio ferrofosfato o le batterie AGM. Il prezzo è, come si può vedere, poi vi faccio vedere nel sito, è ovviamente differente aggiungendo l'accumulo. Quindi, diciamo, di base viene fornito totalmente completo questo impianto, è un kit che viene fornito con 20 pannelli da 100 watt e abbiamo appunto 2 kW di produzione fotovoltaica con un inverter ibrido che gestisce praticamente tutto l'impianto, la combiner box da 6 ingressi e ne viene sfruttate solamente 5 perché uno rimane libero, perché sono 5 stringhe da 4 pannelli a 48 volt, e la parte accumulo che avevo considerato comunque nel video, ma non era stata considerata come prezzo, come sovrapprezzo, perché c'è nell'opzione di acquisto e ovviamente è in dollari, quindi in euro è qualcosa meno. Questa ha l'opzione dell'acquisto delle batterie, che possono essere sia AGM sia al litio ferrofosfato. Entrando praticamente nel pieno del video, rientriamo nuovamente, adesso vi parlo dalla telecamerina laterale, rientriamo pienamente nel sito della EcoVorti e andiamo a revisionare questo impianto, che secondo me è un impianto di buona qualità con prezzi accessibilissimi. Quindi ricapitoliamo il tutto: 2000 watt 48 volt, quindi 20 pannelli da 100 watt con un inverter tutto in uno da 3,5 kW che può sopportare correnti in MPPT fino ad 80 A e l'accumulo da 4,8 kWh al litio. Come potete vedere, andiamo a vedere, diciamo, il prezzo. Questo prezzo di $2,799, praticamente $2,800, è comprensivo senza le batterie. Come potete vedere, le batterie sono a parte.
Quindi se noi vogliamo l'accumulo sempre da 4,8 kW con batterie AGM, il prezzo cambia, e come potete vedere cambia anche l'immagine, il prezzo cambia di 1000 euro, quindi andiamo a 3799. Se vogliamo invece andare con l'accumulo al litio, andiamo a 4499 dollari, che è, diciamo, il prezzo che viene proposto per l'acquisto di questo kit completo. Quindi diciamo che con 4.400 euro, grosso modo, riusciamo a portarci a casa un accumulo di 4 kW e 8 con un impianto fotovoltaico di produzione di 2 kW l'ora. Quindi abbiamo un kit completo che viene fornito con tutti gli accessori del caso, quindi non parliamo di oggetti, diciamo, campati per aria. E come vi ho spiegato anche nel video precedente, abbiamo delle specifiche tecniche molto molto importanti per quanto riguarda questi kit. Tanti di voi che li hanno acquistati prima di me e sono riusciti ad ottenere prezzi, questa è una piccola dritta che io vi do, nel senso che, diciamo che in questo caso qui vi voglio dare una piccola dritta, cioè nel senso, molti di voi hanno acquistato già dal tempo alcuni di questi kit, alcuni di voi hanno già visto, nel canale è stato fatto vedere anche un kit del genere che ovviamente ho mostrato in video di qualche mese fa, kit che è perfettamente funzionante, che costava una cifra molto superiore rispetto a quella che poi è realmente stata pagata dalla persona che l'ha acquistato. Quindi ci sono delle trattative, quindi si riesce, volendo, allora ve lo dico proprio a quattro occhi, con questa azienda ci si mette un po' d'accordo, nel senso, dai, ma io ti prendo questa cosa qua, io ti prendo quest'altra, fammi lo sconto qui, fammi lo sconto di là. Ho saputo di persone che hanno acquistato dei kit che costavano intorno ai 3.000 euro, sono riusciti a strappare un prezzo anche del 40% inferiore. Quindi informatevi, contattateli, mandategli una mail, metteteci, diciamo, un po' di zuccherino e magari riuscite a strappare un prezzo molto molto migliore rispetto al prezzo, diciamo, ufficiale, che è quello del sito attualmente in uso. Quindi è un piccolo consiglio che vi do. Molto spesso le offerte di lavoro, molto spesso i contratti di lavoro, bisogna sempre comunque trovare un compromesso, anche se i prezzi sono quelli, ma l'azienda è molto grande, quindi si può permettere anche di fare degli ulteriori sconti al, diciamo, alloggi. E quindi vi consiglio di portare avanti anche questo piccolo ragionamento. Ricambio gli occhiali. Voglio ritornare anche un attimino sul discorso della Bluetti AC300, la famosa batteria della Bluetti AC300 più B300, che è praticamente il modulo batteria e il modulo inverter e regolatore, con tutte le varie uscite, ingressi fotovoltaici e uscite a 230 volt. Quindi ritorniamo in un prodotto di grande, di alta fascia, che costa 4.000 euro, quindi non si parla di roba che costa veramente 2 lire, ma si parla di prodotti di alta fascia. Questo è un prodotto che appunto lavora con materiali e, diciamo, con strutture di alta qualità, quindi possiamo tranquillamente con una batteria del genere alimentarci un'intera abitazione, ma non pretendiamo ovviamente di alimentarla per giorni e giorni. Quindi è componibile, come vi ho fatto vedere già diverse volte, e alcuni di voi mi hanno chiesto: ma se io la compro perché non sono in grado di fare tutto il lavoro che andrebbe svolto per montare un impianto fotovoltaico e ci attacco dei pannelli separati, cioè ci metto dei pannelli extra, quindi me li faccio da me, beh, è tutto molto estremamente semplice. Se andiamo a vedere, diciamo, nelle specifiche tecniche, questa batteria qua, sopportabile un ingresso fotovoltaico fino a 2400 watt, quindi non abbiamo problemi, può tranquillamente sopportare 2400 watt di impianto fotovoltaico, quindi possiamo tranquillamente gestirla anche con pannelli che non sono quelli direttamente forniti dall'azienda, ma che sono ovviamente disponibili. Se noi andiamo a cercare nella sezione dei pannelli solari, abbiamo anche la disponibilità dei pannelli del kit, che però non sono pannelli da installazione fissa, sono pannelli mobili, quindi parliamo di pannelli che vengono ripiegati su se stessi e vengono utilizzati sul momento, con cifre ovviamente piuttosto importanti. Qui parliamo di, ad esempio, queste due valigie da 400 watt, abbiamo 949 euro, anche se sono scontati, comunque sono sempre 1000 euro. Quindi abbiamo dei pannelli, sì, di alte prestazioni, ma che comunque hanno dei costi piuttosto elevati. Quindi io consiglierei, chi vuole appunto acquistare questa macchina per fare
un impianto domestico e non per avere un impianto itinerante, quindi una batteria da portarsi dietro, consiglio ovviamente di acquistare i pannelli e rispettare, diciamo, le caratteristiche tecniche che sono appunto citate in questa batteria. Se andiamo nelle specifiche tecniche della Bluetti AC300, abbiamo appunto con batterie lite ferro fosfato più di 3500 cicli all'80%, più di 6000 cicli al 50%, sistema di gestione BMS e porte di uscita, quindi abbiamo tutte le varie diciamo specifiche, ma la cosa principale che a noi ci serve, diciamo, in questo momento maggiormente è il discorso dell'ingresso fotovoltaico. Allora, questo regolatore MPPT può sopportare un ingresso fotovoltaico di 2400 watt massimi con una tensione che può variare dai 12 ai 150 volt, quindi non possiamo immettere tensioni superiori a questi valori o tensioni inferiori a questi valori, soprattutto i watt. Ma la cosa principale, come ho spiegato a tanti di voi, è il discorso anche degli ampere. Quindi questo ingresso fotovoltaico non deve essere superiore a 2400 watt, ovviamente nominali, non diciamo i 2400 watt, possiamo mettere anche diciamo 2600-2700 watt di pannelli. C'è il rischio che possano anche arrivarci a quelle potenze lì, però è molto raro, quindi 2400-2500 watt di pannelli va bene. Possiamo appunto prendere dei pannelli anche usati o prendere comunque dei pannelli che costano un po' meno, fissi ovviamente da installare in loco, non utilizzare quelli che vengono venduti come kit, perché sono pannelli volanti, sono pannelli mobili, non sono pannelli che devono stare montati fissi. Quindi conviene, se dobbiamo utilizzarla in un'abitazione, fare proprio un discorso di impianto fisso, come avrei anch'io ovviamente. E quindi, rispettando questo range 2400 watt di potenza totale in un range di 12-150 volt, quindi cosa ci implica questo? Ci implica che dobbiamo collegare i pannelli in serie. Perché? Perché se andiamo a vedere la potenza massima sopportabile dal regolatore MPPT è di 12 ampere. Quindi grosso modo gli ampere che sviluppa un pannello da 300 watt, 400 watt a 24 volt. Quindi abbiamo una corrente molto bassa, quindi cavi piuttosto piccoli, con grande range di potenza, quindi fino a 2400 watt dai 12 ai 150 volt, rimanendo sempre però nel range dei 12 ampere. Questo è veramente importantissimo. Quindi dovete assolutamente rispettare questi parametri. La batteria viene fornita ovviamente con i cavi di collegamento che servono per poter mettere in comunicazione la testa della batteria con la batteria vera e propria, l'accumulatore, che appunto sono due pezzi separati, che può essere appunto anche ampliato con ulteriori tre pezzi, perché la nostra batteria Bluetti può essere appunto ampliata con i vari combo, che sono le batterie aggiuntive che vengono appunto messe una sopra l'altra e collegate l'una con l'altra, perché ogni batteria viene appunto connessa con questo cavo che viene dato ovviamente di corredo insieme alla batteria e viene creato il combo. Quindi aggiungendo altre tre batterie abbiamo una disponibilità in kilowatt veramente esagerata, perché ogni combo è 3 kilowatt di accumulo, quindi 3, 6, 9, 12, abbiamo 12 kW di totale accumulo. Quindi è un prodotto veramente consigliatissimo per chi vuole realizzare un impianto anche domestico, perché questo prodotto ha dei componenti di alta qualità, quindi possiamo tranquillamente anche avere una gestione domestica di questo impianto. Perché adesso mi sono fatto gli occhiali fissi, diciamo quelli che non servono per leggere ma servono per vedere, perché ormai non ci vedo più. Quindi, ritornando al discorso, questo è un impianto che può essere tranquillamente considerato anche domestico, perché è in grado di alimentare un'intera abitazione. Dobbiamo però far fronte a 2400 watt effettivamente sfruttabile per questa batteria, per la ricarica. Quindi se abbiamo 12 kW di accumulo ci vorranno diverse ore o diversi giorni per riempire totalmente i 12 kW, avendo a disposizione 2400 watt solamente dai pannelli, che non sono 2400 ma sono molto spesso 1500, 1800, 1900. Quindi
dobbiamo fare bene i nostri calcoli. Però è un prodotto sì che costa abbastanza caro, ma se andiamo a paragonarlo anche all'impiantino che vi ho fatto vedere appunto della Ecovorti, i prezzi come spesa siamo lì, non è che siamo tanto più in là. Ci sarà la spesa in più dei pannelli, ma insomma i pannelli si riesce anche a trovarli con cifre abbastanza abbordabili. Quindi direi che per adesso posso anche fermarmi qua. Volevo appunto precisare questo discorso dell'impiantino dell'Ecovorti, che era appunto un impianto che non specificava in maniera esatta, ma ovviamente lo sapevo, lo avevo detto, però per precisazione ho voluto appunto specificare che c'era le varie tipologie, cioè i $2,700 per un certo kit, i $3,700 con le batterie AGM, i $4,500 con le batterie a litio ferro fosfato. Quindi diciamo ho chiarito un po' il discorso, ho chiarito il discorso anche della Bluetti, quindi fatemi sapere ovviamente tutti coloro che vorranno acquistare anche questo prodotto, fatemi sapere come sta andando. So appunto da persone che ce l'hanno già, sono stra felicissime, stra contentissime del prodotto, perché è veramente un prodotto di alta qualità. Quindi ragazzi, ne ho fatti vedere altri, ho fatto vedere molte altre tipi di batterie di accumulo e ce ne sono di altre marche veramente affidabili, veramente di qualità. Quindi caschiamo sempre però con le cifre, siamo grosso modo le 400-500 euro di differenza fra l'uno e l'altro, però magari quelle 400-500 euro di differenza possono essere la vera differenza a livello di qualità. Qui cadiamo diciamo nel prodotto più top di tutti, secondo il mio giudizio, è ovviamente soggettivo, però sempre secondo il mio giudizio questo secondo me è il prodotto più il top di tutti, la macchina di lusso delle batterie. Poi andiamo con prodotti che sono di fascia un po' inferiore, che magari hanno un po' meno affidabilità, hanno un po' meno diciamo durabilità rispetto a un Bluetti, però ovviamente hanno anche dei prezzi molto più bassi, ma hanno anche dei rendimenti alti paragonabili ovviamente sempre alla solita macchina. Quindi signori, cosa vi devo dire? Per adesso vi saluto, vi ringrazio nuovamente per aver seguito questo video del mercoledì, ci vediamo venerdì per il video del pallino, spero di riuscire a farvi vedere questo nuovo impianto che ancora non ha preso forma, siamo ancora, diciamo, il nostro amico ha i pannelli, li ha già montati, ma ancora non ha finito di montare, diciamo, tutto quello che serve in più, e poi piano piano andiamo avanti con i nostri video tutorial che stanno crescendo sempre di più. Quindi vi ricordo sempre like e condividi, iscrivetevi al canale, non vi cambia la vita l'iscrizione a questo canale, ma cambia totalmente la vita a questo canale. Ciao a tutti, a venerdì.